Visioni, incontri, proiezioni e dialoghi, attori, musicisti, registi nel cortile di Focus, struttura nel ventre dei quartieri spagnoli che accoglie un'idea adrenalinica e in movimento di tre direttori artistici, Pietro Pizzimento, Fabio Gargano e Giuseppe Colella. Nasce con tali prospettive Estate a Corte, cartellone di film dell'ultima stagione e non solo, in programma dal 7 luglio al 24 agosto. Una stagione ballerina, vista la pandemia di Covid-19 e le imprevedibili conseguenze sanitarie ed economiche. In apertura la prima dei Ladro di Cardellini, lungometraggio del regista Carlo Luglio, che abbiamo ascoltato. Un film anche piuttosto leggero, seppur malinconico, e quindi siamo veramente felici di riuscire a far non solo vedere in anteprima il nostro film, ma di farlo poi circuitare tra arene e drive-in, prima in Campania e poi in tutta Italia. Nando Paone è il protagonista assoluto di questo film e ci farà volare insieme alla sua fantasia con tutto il cast che è davvero stellare. Ai nostri microfoni Rachele Furfaro, presidente di Focus, Fondazione Quartieri Spagnoli. Focus è l'ideatore di questo progetto, chiama a fianco a sé alcune associazioni cinematografiche e culturali proprio per riaprire questo spazio alla fruizione e restituirlo al quartiere e alla città. Perché il lavoro che facciamo da sempre è quello di contaminazione sociale, quindi di unione tra ambienti sociali diversi. Ascoltiamo l'artista e produttore Gaetano Di Vaio di Bronx Film. È nata l'idea di un cineforum che durasse quasi tutta l'estate. È stato questo un ulteriore stimolo rispetto a quelli già che avevamo, vista la location, vista la zona. Eccoci con un cineforum, anche con dei film che guardano al popolo e al popolare, perché il cinema, secondo me, deve essere innanzitutto popolare, o forse lo è popolare.